napoletane classiche, lui era un purista della canzone napoletana, però a un certo punto gli nacque questo figlio che faceva queste canzoni strane, queste canzoni assurde. Quindi io gli portai a ascoltare le mie canzoni a babbo, gli dissi: papà, guarda, io ho scritto delle macchiette napoletane, guarda un po' se ti piacciono, se le puoi mettere in repertorio. Invece papà, appena le ascoltò, disse: vattene immediatamente tu a queste cose, trovati un nome d'arte, cambiati il nome. Infatti io mi chiamo Sarnetti, però mi sono dovuto chiamare Tamar, perché papà non voleva che usassi il nome di famiglia per queste tamarrate oscene che ho scritto. Io devo dire che prima temevo di dire i tengo in appartamento, perché so che quando tu dici qualcuno i tengo in appartamento, non si dice a un tipo come te, tu rispondi: beh, lo voglio vedere, qualcosa del genere. No, se uno tiene un appartamento, bene, se ne tiene 2, 3, 4, 5, ancora meglio, sono obbligato a lui. Allora io ti consegno il premio Carosone 2005, quindi prego la ragazza, la valletta, e mi raccomando comportati bene con lei, perché adesso ci sono io qui, quindi sono in questo momento la tua protagonista. La Patrizia della situazione. Grazie. Ok, premio Carosone 2005 a Tony Tamaro. E adesso Tony, io ti lascio il palco e quindi... ci fai ascoltare qualcosa di particolare? Sì, stasera canterò una canzone del grande maestro Carosone. Non so se avete notato questo ciore che mi sono appuntato qua. Questo ciore si chiama La Pensée. Infatti eseguirò questo brano che faceva parte del repertorio di Carosone, che si chiama La Pensée. Ed è una canzone che mi calza proprio a pennello, in senso che quello che canta, la voce narrante di questa canzone, è un mezzo Tamarrossi, in effetti, c'è questo ciore avvelotato, caro caro me lo terrò, e quindi io vi canterò questa canzone di Renato Carosone. Poi magari dopo, se permettete, ne canto anche una mia, sempre quella data in Villaggio Globale, in Villaggio Coppo e di Bedovins. Ok, Tony Tamaro! Ogni giorno cambio un fiore e lo appunto invieto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto un avanzé. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Si sarà mosciato, io me lo conserverò, c'ha tre petali di tesoro e ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Che bella mazze che tieni, che bella mazze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua mazze, io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte. Il ricordo del nostro amore. Nel prossimo ritorniamo dopo, mi date una mano a cantare pure voi gentilmente, eh? Tu sei come una farfalla che scovacchi intorno a me, poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e l'avanzé. Io mi sento un mammaluco, poi ti bacio sulla bocca e mi sembra un tricchidracco questo bacio che do a te. Insieme, ma...
Ed ora quella canzone di cui vi parlavo prima, qua ci sarebbe veramente il bisogno di un coro, magari chissà quanti di voi hanno il CD passo a casa. Vai con la musica, fratello. Quell'estate 90, un pescale piacente, un quasi in avanti, c'è rilievo mio bagno, ci facevo manire, a una sola ma buona, mi facevo venire, ci sentivo mandare, ricassarvi a buccetta, e facevi meglio, figure di niente, e in aria pisciata, uovo una manetta, tutta spiaggia sentivo questa grande cascetta. Oh, 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 oh. Di tutta mai Indonesia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia, eri una tipa splendida, in mezzo agli ombrelloni, stringevi nella mano la tua frittata di maccheroni, Patrizia. Per essere notato facevi tuffa cuvanilla e intanto sulla spiaggia da sotto all'ombrellone per dentro a quella radio si cantava questa canzone. Patrizia, oh, 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 oh. Se vuoi ti aspetto pure, mentre finisci la frittatina. Tu mi guardavi languida, dicevi, sono su. Ci vengo su una vespa, ma se mi accatti la ferma di cocco,